buonasera, benvenuti dalla palestra Cavina di Imola, settima giornata di Serie A Gold tra Palamano Romagna e Secchia Rubiera. Stanno avvenendo le presentazioni delle squadre. Abbiamo come commentatore tecnico Ernesto Andalò. Intanto benvenuto Ernesto, una partita, ricordiamo, ex giocatore della prima squadra, comunque sempre nell'ambiente del Romagna, allenatore anche dell'Under 10, dei ragazzini, dei bambini del Mordano, comunque dentro l'ambiente del Romagna, questa grande famiglia. Ricordiamo subito l'importanza di questa partita per il Romagna, che arriva da 6 sconfitte consecutive, ma nell'ultima a Fondi se l'è giocata fino alla fine. Sì, ciao a tutti, intanto grazie della presentazione. E la partita sicuramente è molto importante per la nostra squadra e affrontiamo una diretta concorrente per la salvezza che, come noi ultimamente, sta trovando una buona forma, sta iniziando a macinare il gioco. Ora arriva la presentazione della Palamano Romagna. Vediamo intanto la formazione ospite con il capitano, con il numero 1 Mattia Rivi, con il 2 Davide Bartoli, con il 4 Luca Bortolotti, con il 5 Robertino Pagano, con il 6 Piero Di Benedetto, con il 7 l'ex di turno Andrea Santilli, con il numero 11 Francesco Panettieri, con il numero 12 l'altro grandissimo amato ex di turno Matteo Cavina, il mordanese, il numero 13 Roberto Bartoli, col 17 Pasco Ila, con il numero 30 Stefano Bonassi, col 31 Maxim Vugliavaz, con il 40 Luca Oleari, col 66 il vice capitano Simone Patroncini, con il numero 91 Giacomo Boni, con il numero 99 Alan Luis Pereira. Alla guida della squadra di Rubiera c'è il coach, il mister Luca Galluzzo. Per il Romagna, con il numero 4 Cristian Amaroli, con il numero 5 Grigori Nicolò Fioretti, con il 6 Tommaso Albertini, con il 7 Gregorio Mazzanti, con il numero 8 il vice capitano Dario Chiarini, con il numero 9 Rinaldo Ceroni, con il 10 Murad Absel Sadek Mohamed Essam, con il numero 11 Filippo Gollini, con il 12 il capitano Fabrizio Tassinari, con il numero 15 Alessandro Rotaro, con il 16 Martino Redaelli, con il numero 18 Martin Di Domenico, col 22 Samuele Mandelli, con il 25 Mattia Bandini, con il numero 32 Omar Bucris. Chiaramente in panchina coach Domenico Tassinari, affiancato da Roberto Chiocchietti, l'allenatore dei portieri. Manca, è pesantissima, Eugenio, l'assenza di Ivan Antic e di Claudio Lo Cicero, numero 13, scusate, Luca Tondini. Sono pesantissime le assenze di Ivan Antic e Claudio Lo Cicero per il Romagna. Questa è un'assenza davvero molto molto delicata. Direi proprio di sì, perché ci toglie due giocatori che potevano darci un tipo di gioco diverso. Con Claudio sicuramente, senza Claudio aumenta la possibilità per gli avversari di difendere più piatti, perché lui è uno che da fuori può fare male. E Ivan invece è sia costruttore di gioco sia tiratore, quindi senza questi due giocatori insomma la partita parte in salita. Assente per il Secchia Rubiera Seyed Navid Nagavialosseini, speriamo di averlo pronunciato bene, sicuramente uno dei migliori giocatori. Era dato come assente anche Alan Luis Pereira, invece in realtà l'abbiamo visto durante il riscaldamento. Tanto vediamo la formazione. Maglia rossa, pantaloncini blu, invece maglia blu, nuova maglia, nuove divise per il Romagna, maglia blu e pantaloncini arancioni. At-
attacca in Romagna con Redelli in porta, poi Albertini dalla destra, Chiarini, Rotaru, e c'è Mazzanti, al centro Ceroni e all'ala sinistra Mattia Bandini. Dalla destra il Romagna, ora si accentra con Rotaro, cambia con Chiarini, Mazzanti ritorna da Rotaro, cambiano i tre che hanno trascinato il Romagna nella promozione nella scorsa stagione. C'è subito un fallo e c'è subito in apertura l'esclusione per 2 minuti del numero 12, è proprio Matteo Cavina. Dopo 40 secondi, 2 minuti di esclusione, bagna così subito il suo ritorno. Tu l'hai conosciuto bene, Matteo Cavina, è stato determinante negli anni delle semifinali scudetto della Romagna Handball. Matteo è stato uno di quelli che si possono chiamare punti di riferimento per me. Io sono cresciuto nelle giovanili guardando lui giocare nella nostra Serie A. Allora attacco ora Oleari con Robertino Pagano che sta giocando da centrale. Ora subito inferiorità numerica per il Secchia. Vediamo Oleari, prova a centrarsi, il tiro, la deviazione di... Martino Redelia, palla veloce sulla destra, la parata di Mattia Rivi sul tiro di Tommaso Albertini. Anzi no, era Voljuvac in porta. Ora gioca con extra player fuori il portiere, quindi porta sguarnita per il Secchia Rubiera. Ora il tiro immediato del numero 5, Robertino Pagano, blocca il punteggio dopo 2 minuti e mezzo dove non si è visto praticamente niente se non l'esclusione di Cavina. Ora tacca, va fino in fondo Mazzanti, poi sulla ribattuta Ceroni. L'impatta subito. Un saluto chiaramente a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo sulle frequenze di Eleven Sports, sia de Romagna che soprattutto del Secchia Rubiera. Ora attacca ancora per via centrale Oleari, la palla larga per la rete di Roberto Bartoli, 2-1 il punteggio. Rotaru che alla fine della partita con Fondi ha ricevuto un colpo sotto l'arcata sopraccigliare destra, ben 5 punti che si vanno a accumulare a quelli per la spalla fratturata a fine stagione dell'anno scorso a Teramo. Ora Mazzanti, c'è già gioco passivo, deve tirare, si libera e segna Rinaldo Ceroni. Due pari. Ora non ci arriva in tuffo Tommaso Albertini. Ha segnato Pasco Ila. Un avvio un po' genio, un po' con un po' di troppa confusione in attacco quello per il Romagna. Sì, forse c'è un po' di confusione, è un peccato non aver sfruttato meglio la superiorità numerica con un paio di tiri sbagliati
Siamo comunque in partita grazie a un gol su ribattuta. Sicuramente potevamo far meglio nella fase difensiva. Ora Rotaru si scontra, la palla rischia di perdere Romani, poi la recupera Chierin, c'è già il braccio alzato dell'arbitro, fatto i guarini i due arbitri, la botta e la parata. Poi vediamo ancora Mazzanti che viene trattenuto, quindi punizione, c'è da ribatterla dai 9 metri per Ceroni, 5 minuti giocati tra due per il Secchia. Partita fondamentale soprattutto a livello morale per le due squadre, ma soprattutto per il Romagna che gioca in casa, 6 sconfitte nelle prime 6 uscite stagionali, Rubiera 3 punti con una vittoria e un pareggio. Ora Mazzanti va fino in fondo e segna un gol dei suoi, in penetrazione Paolo Gol. Ora Pagano, la palla è per il pivot con il numero 4, è Luca Bortolotti che segna subito il 4-3. C'è velocità negli scambi da una parte all'altra del campo, difesa come previsto molto dura e precisa, intanto c'è la rete di Alex Rotaru che si sblocca anche lui. Prima rete per il terzino Malconcio dopo l'ultima uscita di Fondi. Come sta giocando in difesa i Romani in questo momento, Eugenio? In difesa abbiamo qualche problema di comunicazione, soprattutto il pivot lo vediamo con un fisico classico per quel ruolo, però si muove molto velocemente e sta mettendo decisamente in difficoltà i nostri difensori, soprattutto i terzi e i secondi. Ci ha già fatto un gol su un ottimo passaggio di Pagano prima, e adesso ci ha fatto prendere 2 minuti e tiro di rigore, quindi decisamente un buon inizio per lui. Piero Di Benedetto contro Martino Redelli, 2 minuti a Ceroni, esce Redelli ma Di Benedetto è puntuale nella realizzazione, segna la sua prima rete, è sicuramente il punto di riferimento dell'attacco del Secchia. Ora lo stesso Di Benedetto difende a uomo su Rotaru, Chiarini cambia, è entrato in campo anche Mohamed Assam. Ora la palla per Chiarini che c'entra e si sblocca anche lui, 5 pari. Ora inferiorità numerica per l'esclusione di Rinaldo Ceroni, quindi deve giocare con l'uomo in meno, rischia di perderla la squadra ospite, la recupera ora Oleari che ha un bel varco, la passa all'ala che punisce Roberto Bartoli, punisce la difesa che si era accentrata tutto per i tiratori, 6-5 il punteggio. Passati gli 8 minuti di gioco, ora attacca Mazzanti, Rotaru si accentra, Chiarini prova penetrazione, intanto si scambiano attacco difesa per far rientrare il portiere, rientra ora invece Bandini visto che la palla è uscita ed è in mano ancora ai romagnoli. Ora attacca Mazzanti, si va fino in fondo, si butta dentro e realizza Mazzanti il pareggio,
sei pari. Pagano in accelerazione di Benedetto, va fino in fondo, c'è il gol, ma c'è anche l'esclusione per 2 minuti di Gregorio Massani. Velocissima la ripartenza degli avversari, ci ha messo in crisi la rapidità di Benedetto, che non ha dato chance a Mazzanti, che è stato costretto a commettere un fallo da 2 minuti. Ora vediamo chi entra in campo, sicuramente il capitano Fabrizio Tassinari. Vediamo mentre gli arbitri stanno parlando col tavolo. È fuori Redelli per fare l'extra player, questa è una nuova da diversi anni, è un nuovo modo per poter avere l'attacco completo, diciamo, con il rischio di avere la porta sguarnita. Sì, attaccare in parità numerica, quantomeno nell'inizio dell'azione, consente di costruire una buona azione d'attacco e giocarsi le proprie chance alla pari con gli avversari in difesa. Bisogna essere molto attenti e sventi nel rientro, perché chiaramente se si perde palo gli avversari la riconquistano, fare gol a porta vuota è facile, come in questo caso, e Romagna riesce però a rientrare in tempo. Il tiro di Rottaro, parte Bartoli, poi Pagano di nuovo, gioca con calma, Leari chiede la calma. Qui gioca, si stende da sinistra a destra, qui c'è anche Bortolotti, di Benedetto, Pagano è libero, ancora Oleari non se la sente di tirare, il passaggio è troppo lungo per Bartoli, Roberto Bartoli. Romagna attacca ora col capitano, ancora con l'uomo in meno, Chiarini, Tassinari. Rottaro, Bandini scambiano velocemente la palla con le due ali che si accentrano a scambiare la rotazione. Frulla la palla della Romagna, ora arriva Chiarini che prova ad accentrarsi, è costretto al blocco su Albertini. Ancora Chiarini, Tassinari, c'è il gioco passivo, non viene fischiato il fallo, allora ci prova, la palla è per Ceroni che viene trattenuto e buttato a terra, c'è lo scontro probabilmente con Cavina, c'è il fallo fischiato, quindi c'è ancora il braccio alzato, ma c'è anche l'interruzione del tempo per la pulizia del campo. 11 minuti giocati, 7-6, un buon avvio soprattutto in velocità, un equilibrio pressoché totale in campo. Sì, le due squadre si stanno tirando la partita punto a punto, qualche errore di troppo al tiro, soprattutto del Romagna, che però si riscatta, li smentisce prontamente con Chiarini che tira fuori un gran gol sotto passivo. Un gran tiro nell'incrocio dei pali, il 7 pari, rientra Mazzanti, quindi c'è parità numerica in questo momento. Ora ancora Albertini, che è sicuramente uno dei migliori difensori della Romagna nell'uomo contro uomo, ritorna verso il centro, c'è il gioco passivo, il braccio alzato, la palla non arriva a Bortolotti, passaggio troppo lungo di Pagano, ora in velocità Romagna, il tiro immediato, c'è la parata ma c'è anche il fallo. Volivers ancora in evidenza, ora c'è ancora la pulizia del campo. Spalti praticamente pieni alla Cavina, un bel ambiente, anche diversi tifosi di Secchia, di Rubiera, anche date le vicinanze chilometriche, uno dei pochi derby avvicinabili per compiere una trasferta per i tifosi in questa Serie Gold. Ora riparte il Romagna con
Vediamo, c'è un fischio dell'arbitro, il tavolo interrompe il gioco perché c'è il time out al 12° minuto esatto. Eugenio ha un 7 pari che può accontentare sia dal punto di vista dell'attacco, anche se ci sono stati qualche errore, ma soprattutto nell'intensità in attacco, nel passaggio, nella gestione della palla. Sì, come detto all'inizio, senza Claudio, senza Ivan, il Romagna perde un po' di pericolosità da fuori, quindi deve compensare nel gioco in velocità, facendo girare velocemente la palla, spostando la difesa. E qualche difficoltà iniziale con il contributo di Volivas nelle percentuali al tiro, ha dato qualche gol di vantaggio a Rubiera, ma ultimamente il lavoro dell'attacco romagnolo sta pagando. Viceversa, nel Rubiera un po' di fretta nell'ultimo passaggio, nelle ultime due azioni c'è stata palla persa, prima su uno scarico all'ala, poi su un tentativo di passaggio al pivot. Forse dovrebbero rallentare un po' il gioco e tenere un po' di più la palla, anche perché questo Secchi e Rubiera ha giocatori veramente molto importanti, al di là del fatto che a fuori appunto non è presente in campo Seyed Navid, Naga Vialosseini e Pereira, che al momento non è ancora entrato. Ci sono due giocatori certamente importanti. Quindi attacchi Romagna, dopo il time out con Chiarini, Mazzanti, ancora Chiarini, viene trattenuto il vice capitano, rimessa dai 9 metri per il pivot Ceroni, Mazzanti chiama lo schema, scambia con Rotaro, poi si accentra. Chiarini, Rotaro prova ad accentrarsi, la palla arriva all'ala, viene, perde la palla Bandini, in uno scontro riparte il Secchia con Oleari, il tiro in elevazione, un grandissimo gol di Luca Oleari, 8-7. Quando sono passati 13 minuti e spiccioli, Romagna che gioca, ora è entrato intanto Martin Di Domenico all'ala sinistra, rischia di perderla, la perde proprio Chiarini nella ricezione della palla, ora deve cercare di rimanere concentrato sul pezzo in Romagna. C'è l'intervento in tuffo di Bortolotti che segna il doppio vantaggio del Secchia, 7-9, la seconda rete per Luca Bortolotti. Ora Rotaro, Mazzanti, Chiarini, i tre eroi della promozione dello scorso anno. Alex Rotaro accorcia le distanze, ora Pagano di Benedetto, la palla arriva all'ala a Ila, poi ora di nuovo a Bortolotti che cade nel contrasto, c'è punizione dai 9 metri, lo stesso Bortolotti, Oleari, Di Benedetto ora si sposta al centro a gestire direttamente l'attacco del Secchia. È in campo anche Panettieri come terzino destro momentaneamente. Ora la palla viene recuperata Bortolotti, il tiro e la di Ila, la grandissima parata di Martino Redaelli che ci mette la mano aperta e devia
sul primo palo, la conclusione di Pascoila. Tacca ancora in Romagna, totalmente in partita, così come a fondi in Romagna, mentre nelle prime partite si era visto un crollo mentale soprattutto, più che tecnico o fisico. Ora intanto la parata ancora di Voluvas su Albertini. Panettieri, di Benedetto, Panettieri di Benedetto, traversa piena, traversa di Benedetto, lo ricordiamo bene qua a Romagna, Piero Di Benedetto con la maglia del Cingoli, una stagione strepitosa l'anno scorso a Cingoli, con la partita, le due partite della verità, gli scontri diretti vinti con dal Cingoli, con Di Benedetto grande protagonista. Ora è rientrato anche il capitano Fabrizio Tassinari. Mazzanti in elevazione, non riesce a scagliare il tiro. Allora Tassinari, la palla è per l'ala e c'è la rete di Martin Di Domenico. Nove pari e intanto c'è subito il gol di Pascoila, che segna la sua seconda rete. Resta in parità per pochi secondi. Intanto entra in campo Samuele Mandelli tra i pali della Romagna. Il capitano Fabrizio Tassinari giostra l'attacco con Albertini, poi dall'altra parte esce Di Domenico a scambiare con Mazzanti. Ora ancora Mazzanti che prova a liberarsi. Il capitano viene trattenuto. Gli arbitri, ricordiamo, Fato e Guarini. Punizione per il Romagna, c'è il braccio alzato del passivo, viene frenato Chiarini e c'è l'ammonizione per Pascoila. Pulizia del campo, 10-9 per il Secchia. Ricordiamo la vittoria contro il Fondi 29-21 e il pareggio contro Raimond Sassari 32 pari, entrambe in casa a Rubiera, mentre per il Romagna appunto 6 sconfitte consecutive. Ricordiamo che la prossima partita del Romagna non sarà l'ottava giornata, che è stata posticipata al 23 novembre, ma sarà direttamente la nona giornata, il 12 novembre, contro il Conversano in Puglia, mentre la prossima in casa sarà il 16 novembre contro il Campus Italia per la decima giornata. Ora c'è in campo Nicolò Fioretti che prova subito la botta, c'è la ribattuta, però arriva il tiro e gol di Rinaldo Ceroni, che ha nelle corde questo tipo di soluzione, sempre molto presente al limite dell'area dei 6 metri. Sì, è un fattore in questo momento Rinaldo, perché è il secondo gol che fa, il terzo gol che fa, e due sicuramente su ribattuta, quindi sempre molto attento il pivot romagnolo. Panettiere intanto, Di Domenico finge il tiro, ora Leari non aggancia la palla, troppo forte probabilmente. Ora Mandelli fa ripartire il capitano Tassinari, che arriva al limite, però anche in Romagna bissa l'errore degli ospiti, fa lo stesso tipo di errore, può ripartire ora Di Benedetto. Oleari al centro, la palla alla ritorna in centro, poi ragionano in campo anche Davide Bartoli posto di Bortolotti. Ora Di Benedetto va fino in fondo, segna, ma c'è il fallo di sfondamento.
E può ripartire Mandelli. 10 pari ancora il punteggio. Tassinari, Fioretti, Chiarini, viene trattenuto da Oleari. 9 metri per il Romagna. Nuova maglia firmata e griffata Macron per il Romagna, che debutta con la nuova divisa ufficiale di gioco. Fioretti, Chiarini, scambiano i due, Ceroni deve lottare con due uomini, ora Albertini trova Fioretti, c'è il braccio alzato, tira a palla, sfiora il palo. Passati 20 minuti di gioco, 10 pari. Ringraziamo chiaramente tutti gli sponsor che stanno appoggiando questo progetto della Pallamano Romagna, che ricordiamo sta unendo le aree di Faenza, Mordano, Imola, Lugo e diverse altre realtà si stanno proponendo. Intanto Panettieri fino in fondo, tira alto, mezzo metro sopra la traversa, Mandelli può ripartire, Fioretti, Chiarini, Tassinari. Vediamo il fallo. Fallo per il Romagna. Due terzini in meno, come abbiamo detto, lo Cicero e soprattutto Ivan Antic. Il Romagna sta cercando di tamponare queste due assenze con gli altri sei terzini, sì, che fino adesso non stanno demeritando. Il coach Tassinari sta cercando di dare un po' di rotazioni agli effettivi a disposizione per preservarli freschi, probabilmente per un finale di partita che si preannuncia equilibrato. Tanto sbaglio di Benedetto, 7:50 alla fine. Il capitano gestisce la palla. Chiarini rischia di commettere passi, ora Tassinari prova la botta sul primo palo, esce anche questo tiro di poco alla sinistra del portiere. Ora Pagano rientrato in campo, scambio con Di Benedetto, accelera il Secchia con Panettieri, la palla è per Bartoli, ma è Sam la recupera, riparte forte in Romagna con la rete, il contropiede di Rinaldo Ceroni. 11-10. È il primo vantaggio del Romagna. Quando mancano meno di 7 minuti alla fine del primo tempo. Prova a accelerare ancora Di Benedetto. Cambia con Ila. Pagano va fino in fondo, c'è il fallo. C'è la pulizia del campo, tempo fermo. Esce Rinaldo Ceroni, entra almeno per questa azione in difesa Filippo Gollini a dare sostanza al muro difensivo. Pronto a rimettere in gioco Davide Bartoli per Robertino Pagano, Italo argentino. Ora Panettieri, Di Benedetto. Pagano, ancora Pagano, va fino in fondo, Fioretti si aggrappa a lui, c'è il fallo, però Di Benedetto può gestire, ma c'è il braccio alzato, 6 minuti alla fine, deve tirare il Secchia, lo fa ora e segna un grandissimo gol, Pasco Ila.
10 pari. Quando mancano 5:30 o poco più alla fine della prima frazione, ora Fioretti attacca Tassinari, c'è il fallo sul capitano Di Domenico, rimette in gioco proprio su Fabrizio Tassinari, è pronto il fallo su Chiarini, la palla per Fioretti, arriva ad Albertini, Fioretti la botta, gran parata ancora Maxim Vuligas, la parata clamorosa di Samuele Mandelli, fa esplodere il palacavina, ci mette la firma anche lui in questo buon primo tempo del Romagna. Attacca ora la squadra di Tassinari con Sam, si libera e segna, beffa la difesa e segna il 12-11, la sua prima rete. È in campo anche Luca Tondini con il numero 13. Ora c'è il time out quando mancano 4 minuti e 3 secondi alla conclusione del primo tempo. Eugenio, un 12-11 che ci sta, un equilibrio pressoché totale dal primo al 26esimo minuto fino a questo momento. Sì, squadre molto equilibrate in campo, anche molto simili nel gioco. Rubiera e Romagna costrette forse anche dalle assenze, è un gioco veloce di rimessa con circolazione di palla lunga, abbiamo già visto tanti bracci alzati di passivo, qualche errore di troppo, qualcuno in più del Romagna al tiro, qualcuno in più in fase di costruzione del Rubiera, però squadre molto, molto equilibrate fino a questo momento. Vediamo come si concluderà il primo tempo, mancano 4 minuti. Buon tempismo per il time out degli emiliani, vediamo come si conclude. 12-11 il punteggio al 26esimo con il Sacchia Rubiera che è pronto a ripartire con Oleari, Boni in campo all'ala sinistra, è entrato anche lui Giacomo Boni, e anche Andrea Santilli, l'ex di turno all'ala destra, lo ricordiamo con un gol epico qua proprio alla palacavina contro Carpi, una vittoria all'ultimo secondo ai tempi d'oro delle semifinali scudette. Ora ancora una parata perfetta di Samuele Mandelli che ancora una volta dimostra che in Serie 1 ci può stare e ci sa stare, merita di starci, così come il suo collega Martino Redaelli. Attacchi Romagna, 3-12 dalla fine con Tondini, ora Chiarini trova il varco, c'è ancora la parata, ottima la prestazione di Maxim Vulivas del Secchia, tra i pali ora Di Benedetto fino in fondo, la parata sul pallonetto, terza parata perfetta e clamorosa di Mandelli, parte in velocità Chiarini, Tondini finge il tiro, poi la passa, crollano in due, l'arbitro non fischia, fa ripartire il contropiede il De Benedetto che va solo, questa non la può sbagliare. C'è il pareggio con la terza rete dell'Italo argentino che ora esce per la difesa, entra di nuovo Bortolotti, esce intanto Chiarini,
rientra Gregorio Mazzanti dopo qualche minuto di riposo. 12 pari, tutto da rifare, ma comunque per tutto il primo tempo c'è stato questo equilibrio di base. Una partita che difficilmente si sbloccherà o vedrà una squadra allungare. Si deciderà probabilmente negli ultimi scambi. Ora Mazzanti, Tassinari, Tondeni, tre generazioni di terzini in casa Romagna. Ora Tassinari, Mazzanti, Tondini, Mazzanti si alza, la parata, non ci arriva il difensore, può ripartire allora Tassinari, finta il passaggio, poi prova il tiro improvviso, la palla esce ancora di pochi centimetri. Ora Oleari, tiro alla rete, tiro improvviso di Pagano che segna il 13-12 a un minuto e mezzo dalla fine. 1:30 per giocare con Romagna in attacco. Tassinari, Mazzanti, classe 88 Tassinari, Mazzanti 2000, Tondini 2004. Ora ancora Tassinari, Tondini, prova ad andare Bertini, Tondini prova a prendere il largo, ma c'è il fischio arbitrale. Il lancio, c'è un intervento difensivo eccezionale di Martin Di Domenico che vale quasi come un gol, perché toglie la palla dalla disponibilità del contropiedista ospite. 35 secondi alla fine, attacca Tondini, viene fermato, prova il tiro, ma c'è il fallo su di lui, 9 metri. Non c'è il fischio che ferma il tempo, quindi sta scorrendo, 20 secondi, deve affrettarsi Romagna, ci vuole concludere un'azione, l'ultimo possesso del primo tempo, 14 secondi. Tondini si alza, la rete che fa esplodere il palacavina. 5 secondi, attacca il Secchia, Pagano il tiro e la parata di Mandelli, e finisce qua sul 13 pari il primo tempo, esulta Tondini, esulta la squadra attorno a lui, 13 pari, Eugenio, un bel primo tempo, emozionante, equilibrato, le Romagne sulla strada giusta. Direi proprio di sì, punto a punto, all'inizio ha prevalso la squadra emiliana, avanti due gol, massimo vantaggio, in Romagna è stato lì con la partita, anche chi è subentrato dalla panchina è riuscito a dare il suo contributo, è riuscita a portarsi in vantaggio, peccato per quel parziale 2-0 dopo il time out del Rubiera, però la chiusura di tempo col gol di Tondini, praticamente allo scadere, risolleva un po' il morale e di sicuro cambierà il discorso dell'allenatore negli spogliatoi. Sì, 13 pari, Romagna conclude per la prima volta in stagione pari il primo tempo, quindi un altro primo passo anche questo elemento. Diamo la linea ai nostri amici sponsor che appoggiano il cammino del Romagna, da Carlone Dall'Aglio e dal Fido Andy DJ di Banda Sonora. Appuntamento al secondo tempo, rimanete collegati con noi.
Bentornati dalla palestra Cavina di Imola per questa settima giornata del campionato di Serie A Gold. Do di nuovo il benvenuto a Eugenio Andalò, Ernesto Andalò, che se sbagliamo il nome è un buon inizio. Primo tempo 13 pari, i giocatori si stanno posizionando in campo. Un lampo su questo primo tempo per chi non l'avesse ancora visto. Allora, primo tempo molto equilibrato, punto a punto, le squadre si sono equivalse sia dal lato difensivo sia nella fase offensiva. Qualche errorino di troppo, come detto, al tiro nel Romagna e forse un po' di più in fase di costruzione nel Rubiera, ma tutto sommato il punteggio non mente, 13 pari, ci aspetta un bel secondo tempo. Romagna che inizia con Mandelli in porta, con le ultime 3-4 parate davvero molto importanti. Di Benedetto intanto porta avanti la palla, Andrea Santilli, l'ex insieme a Matteo Cavina della partita. Ora Oleari cambia con Pagano, poi anche Roberto Bartoli, ora Di Benedetto va fino in fondo, prova il tiro, c'è la deviazione del muro con Sam e Ceroni, la palla dal tiro d'angolo sulla sinistra, Coleari, Di Benedetto, scambiano i terzini, ora Pagano si accentra a raccogliere il passaggio di Di Benedetto, prova a accelerare, tiro immediato, gol clamoroso di Di Benedetto, che segna la sua quarta rete personale. Un gran gol davvero, sul piede falso ha colto in controtempo il portiere e il difensore non si aspettava un tiro immediato, ottima azione da parte dell'Emiliano. Ora Chiarini fino in fondo Mazzanti, la sua solita cifra stilistica in elevazione, fino in fondo, 14 pari. Ora Bartoli, traversa piena, può ripartire i Romani con Rotaro, Mazzanti, Albertini, torna verso il centro la palla, questa volta verso Chiarini. Ora ancora Chiarini, prova a accelerare, si sposta la difesa, ora Rotaru, Mazzanti viene intercettato prima di poter saltare, ora c'è il braccio alzato per il passivo, la palla per Ceroni che tocca benissimo il perdimento e c'è l'altro gol, il vantaggio di Domenico, la seconda rete della sua partita. Ora il tiro, c'è il fallo, vediamo la decisione arbitrale, c'è rigore per il fallo su Robertino Pagano, rigore quindi. Ora la pulizia del campo, Piero Di Benedetto pronto dai 7 metri contro Samuele Mandelli. Il fischio dell'arbitro, la finta, traversa piena, sbaglia il rigore Di Benedetto. Può ripartire il Romagna in vantaggio 15-14, passati 3 minuti circa, sale la pressione qua alla palacavina. Ora Chiarini scambia in velocità con Mazzanti e Rotaro, Mazzanti si eleva, la palla sfiora il palo, può ripartire Di Benedetto, Oleari, Di Benedetto, ora Pagano per Lara, per Bartoli, c'è la rete questa volta, il pareggio.
Secchia molto incisivo sul lato sinistro del campo. Pagano sta vincendo tutti gli uno contro uno contro Rotaru e questo mette in difficoltà la difesa del Romagna. Ora attacca lo stesso Rotaru. Ceroni esce ora con Chiarini, c'è uno scontro, l'arbitro fischia a favore del Secchia che può partire con Di Benedetta, la palla filtrante ma c'è l'incomprensione con il pivot, la parata, c'è l'intercetto di Mandelli che può far ripartire Romagna. Esce Mohamed Essad, entra Mazzanti per lo scambio attacco difesa. Ora gestiscono la palla forse anche con troppa calma senza attaccare, c'è il time out chiamato da coach Domenico Tassinari, 15 pari giocati 4 minuti e 25 secondi. Ernesto, un avvio che praticamente sulle orme del primo tempo. Esattamente, partita punto a punto, qualche errore, il film della partita non è cambiato. Ora sono 4 gol di Ceroni, 3 per Mazzanti per il Romagna, 4 per Piero Di Benedetto e 3 per Roberto Bartoli e Pasco Ila per il Rubiera. Questi i principali marcatori, poche reti e tutte abbastanza equamente suddivise tra i giocatori in campo, scesi in campo. Ora riparte Romagna. Domenico Tassinari probabilmente ha voluto parlarci sopra subito dopo pochi minuti della ripresa. Ora Mazzanti, Chiarini, Rotaru prova a centrarsi, Mazzanti prova l'uno contro uno, trova un varco, c'è il tiro, la parata, ma ci sono i 2 minuti per Piero Di Benedetto. Questa è chiaramente un'ottima notizia per il Romagna. Ora intanto entra Mattia Rivi, il capitano del Secchia Rubiera, entra probabilmente per il rigore contro il capitano del Romagna, Fabrizio Tassinari, 7 metri per lui. Il tiro e il gol di Fabrizio Vito Tassinari, che realizza il primo rigore della serata per il Romagna, 16-15. Superiorità numerica per il Romagna che non ha con il Secchia che non ha il portiere tra i pali, per l'ex player in attacco. Ora Pagano trova il varco e segna, poi vediamo che resta a terra, ma si rialza fortunatamente. Ora la palla in attacco per Albertini che segna in acrobazia. Tommaso Albertini, la sua prima rete. C'è la ancora Pagano, Robertino Pagano che è infortunato probabilmente per il colpo dell'attacco precedente al momento del gol nel ricadere. Ora è in difesa dopo l'azione del Romagna, l'arbitro si sincera che sia nelle condizioni ideali per poter continuare. Dicevamo dei due ex della partita, Andrea Santilli che ora è in campo sull'ala destra e Matteo Cavina che lavora soprattutto della difesa. Ora attacca al sesto minuto, attacca Oleari, Pagano scappa la palla, la recupera Mohamed Sam, è entrato intanto in porta il portiere.
Rinaldo Ceroni segna. Rinaldo Ceroni, grande partenza del Romagna. Con calma Albertini ha gestito la palla, c'era un lancio forse per l'ala sinistra, non ha voluto rischiare, si è appoggiato su Ceroni a rimorchio, che ha concluso nel migliore dei modi. Primo doppio vantaggio del Romagna in partita, 18-16 a quasi 7 minuti giocati della ripresa. Ora Pagano, c'è il fallo, vediamo i 2 minuti di esclusione. Vediamo che c'è viene dato, cerchiamo di capire perché stanno parlando i due arbitri, il fallo a Tommaso Albertini, l'esclusione. Sì, forse una spinta in ritardo, probabilmente una spinta in ritardo di Albertini sulla penetrazione del Rubiera. È stato un attimo di confusione in campo, intanto il Rubiera è tornato in 7 in campo, ora è il Romagna in inferiorità numerica. 7 minuti da giocare, attacca dall'ala con un pallonetto perfetto Roberto Bartoli. Esce Mandelli per far spazio a Cristian Amaroli, che fa il suo debutto in partita per l'extra player. Ora le due squadre stanno giocando nello stesso modo, cioè giocano in 6 contro 6 in attacco e il portiere è pronto a rientrare durante le esclusioni per 2 minuti. Molto rischioso perché se si perde palla la porta completamente sguarnita. Ora infatti Amaroli esce per far spazio a Mandelli. C'è ancora l'azione, quindi di nuovo il cambio tra i due. Lotaro, Mazzanti. Mazzanti, entra intanto Mandelli. C'è il gioco passivo, deve tirare in Romagna. La palla arriva di Domenico che viene trattenuto. Il tiro di Lotaro. Poi si buttano in 2 sulla palla. Il portiere, l'arbitro fa rimettere di nuovo al portiere, la palla arriva di nuovo a Roberto Bartoli, il tiro alla rete del pareggio, che segna la sua 5ª rete per l'ala sinistra. È il tallone d'Achille della difesa romagnola in questo momento, che tra l'altro sta giocando ancora appunto in inferiorità numerica. Ora attacca con Chiarini, c'entra anche Di Domenico. Ceroni prova a prendere spazio al centro dell'area. Ora c'è la parità numerica col portiere tra i pali. 9 minuti giocati, c'è il fallo ai danni di Mazzanti. Ora Mazzanti, Ceroni, attacca Rotaro che accelera, la palla ribattuta arriva nelle mani di Amaroli che segna un gol spettacolare. Cristian Amaroli, un gol meraviglioso in diagonale sotto il 7 lontano, il +1 per il Romagna, il primo gol di Amaroli. Tiro difficilissimo questo, andando saltando verso il fondo, lo specchio della porta che si chiude, è riuscito davvero a trovare una gran conclusione. Tu da ala sai bene di cosa stai parlando, intanto arriva un'altra estremamente importante parata di Mandelli. Rotaro subito, ancora Maroli che questa volta si accentra. Rotaru, la palla è per il pivot, non ci arriva Ceroni, può ripartire Oleari, contrastato da Chiarini. Ora Pagano finge il tiro, c'è la parata, mano aperta,
di Samuele Mandelli, padrone della partita in questo momento. Mandelli da sicurezza a Romagna, che con tranquillità può riportarsi in attacco senza bisogno di avere la pressione di dover segnare per forza. Ora coach Domenico Tassinari effettua un paio di cambi, vediamo che fa rientrare Tommaso Albertini all'ala destra, Fabrizio Tassinari in cabina di regia, accelera subito il capitano, rischia di perdere la palla a Mazzanti. Tassinari prova a accelerare Rotaro, vediamo, l'arbitro confisca un fallo del pivot e quindi può ripartire. Ora Pagano in velocità al centro, perde la palla, commette infrazione di passi, può ripartire, la palla è lunga. Santilli si mette una mano, anticipa Di Domenico al limite dell'area dei 6 metri, 19-18 per il Romagna, che per la prima volta in stagione a tre quarti della partita è davanti. Prima di tutto è in partita e per di più è davanti di una rete, quindi sta giocando con il cuore, col cuore che gli ha permesso lo scorso anno di fare una cavalcata vincente in A2. Riparte capitan Fabrizio Tassinari, arriva sulla sinistra, entra Mazzanti che scambia, esce Rinaldo Ronny Ceroni per far spazio a Mohamed Essam al centro dell'attacco come pivot. Scambiano intanto i tre esterni con Tassinari che viene agganciato, poi Rotaru, ancora il capitano, prova a liberarsi, vediamo il fallo infatti su di lui, quindi dai 9 metri. Sam 17-20 a giocare, finta il tiro anche Mazzanti, poi c'è lo sfondamento di Rotaru. Panettieri in campo sulla destra, Piero di Benedetto, ora si scambia con Panettieri, c'è il contrasto della difesa, Di Benedetto ha un varco, poi rischia di perdere la palla, c'è il fallo di Essam. Ora il time out chiesto da coach Luca Galluccio, time out per il Secchia, mancano 16 minuti 43 secondi alla fine della partita, il Romagna conduce 19-18, una bella emozione per i tifosi locali che appunto per la prima volta si trovano a metà della ripresa, vedono la propria squadra davanti. Sicuramente per tutti i tifosi romagnoli questa è una partita sentita, intanto è un derby e inoltre ci si gioca punti importanti per la salvezza, ed essere a questo punto della partita con questo punteggio rincuora non solo i giocatori, scalda il pubblico e ci promette gli ultimi 16 minuti di partita infuocati. Mi preme anche sottolineare come fino a questo momento ovviamente, ma non credo ci siano dei problemi fino alla fine, la correttezza di tutto il pubblico, dei tifosi locali e di quelli ospiti che stanno incitando i propri giocatori senza nessun tipo di problemi. Un derby chiaramente, come dicevi, molto sentito, che è un derby storico per la nostra regione, anche a livello di Serie A1, di Serie A Gold, che dir si voglia. E anche in campo c'è di fatto un esemplare correttezza e fair play, anche se il gioco si fa duro perché siamo nella massima serie, le partite contano tutte e bisogna giocarla fino all'ultimo. Ora intanto la Romagna con Gregorio Mazzanti incarna quello che stavo dicendo, va a strappare una palla, poi finge il tiro addirittura in corsa, invece il capitano a 16 dalla fine gestisce
gestisce la palla, poi accelera, si butta dentro, c'è una parata meravigliosa di Maxim Vuljovac. Panettieri, Pagano, la palla è per Bortolotti, non ci arriva, il lancio lungo di Mandelli per Di Domenico, ma Di Benedetto è esemplare nell'anticipo, intercetta la palla, la blocca e fa ripartire Robertino Pagano, ora sulla destra per Francesco Panettieri. Il tiro di Di Benedetto, la parata ancora di Samuele Mandelli, in velocità si tuffa e segna Gregorio Mazzanti. Segna il 20-18, c'è il tempo fermo, anzi no, 20-18. Grande gol questo di Mazzanti, che ha sbloccato un paio di azioni da entrambe le parti, troppo affrettate, con soluzioni cercate probabilmente troppo presto, e questo gol magari mette un po' di tranquillità a Romagna e un po' più di pepe a Rubiera, che infatti sbaglia ancora in conclusione. Con la penetrazione di Benedetto, ora l'uomo meno in difesa viene trattenuto da Panettieri, Gregorio Mazzanti aveva trovato la superiorità numerica nella ripartenza perché Di Benedetto era rimasto a terra, cioè aveva finito il tuffo dopo il tiro, c'è stato il fallo, quindi può ripartire con calma. 16 giocati, si avvicina il momento clou, il tiro di Niccolò Fioretti, la deviazione alta del muro, tiro d'angolo dalla sinistra con Martin Di Domenico, Gregorio Mazzanti, due giocatori che hanno sposato il progetto del Romagna 4 anni fa. Intanto il tiro di Tassinari, la palla è fuori, può ripartire Di Benedetto, Robertino Pagano, Panettieri si accentra. La palla ancora di Benedetto, arriva palla larga per Roberto Bartoli, c'è la deviazione e quindi è ancora nelle disponibilità dei rosso-blu reggiani. Ora chiaramente a 13 dalla fine, palla cavina come nei migliori derby, si infiamma. Il tiro di Bartoli che segna un'altra strepitosa rete. Le ultime 3 reti della Rubiera sono state segnate tutte da Roberto Bartoli dall'ala sinistra. 20-19, la sesta rete dell'ala reggiana. Ora intanto Tassinari, Fioretti, allargata ancora per il capitano che deve tenere la palla in mano per gestirla. Ora vediamo passi di Mazzanti. L'arbitro ha fischiato infrazione di passi a Mazzanti. Attacca Di Benedetto, Bartoli, la difesa deve reagire bene ora in questo momento. Vediamo Albertini che fa la difesa 5-1, stando sopra Pagano. Ora Di Benedetto va fino in fondo e segna. Di Benedetto, no, non lo conosciamo certamente stasera, era un grandissimo, forse fuori categoria per la 2, e sta dimostrando di essere un grandissimo giocatore anche nella massima categoria. Un applauso a Rubiera che si è aggiudicato le prestazioni di questo italo-argentino. Ora Mazzanti con Fioretti, Rotaru, a palla arriva Albertini, palla ancora fuori per al centro per Fioretti, ancora per Albertini che prova a saltare e segna Tommaso Albertini, la sua seconda rete, 21-20, ancora avanti Romagna.
tiro di rigore assegnato a Rubiera per fallo sempre sul solito di Benedetto, che è davvero una spina nel fianco nel settore sinistro romagnolo. 7 metri per i rossoblù ospiti. Questa volta si presenta l'ex di turno Andrea Santilli contro l'amico Samuele Mandelli. Ora c'è la pulizia del campo, chiedono un ulteriore intervento tecnologico, per così, se così si può dire, per la pulizia del campo. Chiaramente c'è davvero un'umidità incredibile, siamo a fine ottobre, ma è davvero un caldo pazzesco e ci sta che sul parquet ci sia bisogno dell'intervento di chi asciuga, perché la fisica non è un'opinione. Ora dai 7 metri, tutto pronto, gli arbitri Fato e Guarini sono pronti a fischiare per Andrea Santilli contro Samuele Mandelli. Il tiro, la rete di Santilli. Spiazzato Samuele Mandelli, Santilli freddissimo dai 7 metri. Un tiro di rigore tirato da un mancino mette sempre un po' in difficoltà un portiere, anche se esperto, perché di solito i tiratori sono predominanti destri, quindi non è usuale affrontare un tiratore mancino. Tacchi romani con Rotaru, che rischia di perdere la palla nel contrasto con Pagano, l'arbitro lascia correre. Allora attacca ancora in Romagna con Rotaru, che allarga per Mazzanti, deve uscire in Romagna, deve tirare e lo fa Dario Chiarini, 22-21. Per Romagna, meno di 10 minuti alla fine, Santilli dall'ala, un gol che qua abbiamo visto tante volte, un mezzo pallonetto sul secondo palo, 22 pari, la partita si fa incandescente e molto molto emozionante. Entra tra i pali del Romagna Martino Redaelli, che è stato sostituito in maniera stupenda da Samuele Mandelli finora. Ora prova a cambiare le carte in gioco lo staff tecnico di Romagna, che intanto attacca con Di Domenico, una rete eccezionale, in tutto Martin Di Domenico, la terza rete personale, 23-22, 8-50 da giocare. Si alza il ritmo, si alza la tensione per un risultato che vuol dire molto a livello morale più che per la classifica, perché ricordiamo che i giochi si faranno soprattutto durante i play-out. Ora intanto il tiro alla parata di Martino Redelli, che non lancia il contropiede perché vuol far ragionare la sua squadra. Allora Mazzanti va in velocità, Rotaru trova un varco ma tira fuori di un metro in alto, rischia di perdere la palla intanto nella rimessa del portiere Volivas Oleari. Pagano si mette al centro, scambia con lo stesso Luca Oleari, tanto Albertini prova ad escludere Di Benedetto sulla sinistra. Ora non ce la fa Santilli ad andare in velocità dall'ala, si accentra ancora Oleari, Di Benedetto contro Albertini, Pagano, la palla arriva a Bartoli, in tiro, la palla è fuori, la palla è fuori. Su Giacomo Boni, scusate, non è Bartoli, la forza dell'abitudine per una serata in cui Roberto Bartoli è stato determinante per gli ospiti. Ora il Romagna attacca sul più uno a 7:20 dalla fine. Tassinari, palla per Albertini, al
centro. Chiarini Mazzanti finge il tiro, si alza ma non riesce a concludere. C'è il muro veramente alto della Rubiera, poi c'è il fallo su Chiarini, 9 metri per Essam. Ora scambia, entra a tagliare Di Domenico, c'è il braccio alzato dell'arbitro, deve tirare in Romagna in maniera veloce. Mazzanti con un gol meraviglioso, 24-22, quando mancano 6 minuti e mezzo alla fine. Stava partendo il contropiede del Romagna, ma c'è il fallo e poi c'è il time out chiesto ovviamente da coach Luca Galluccio. 24 Romagna, 22 Secchia Rubiera, a 6 minuti e 28 per la precisione alla fine della partita. Gran tiro di Mazzanti, davvero ha aspettato in aria, sempre sotto passivo, e è stato in volo tanto tempo per mettere fuori tempo il portiere, e poi l'ha spiazzato tirando una fucilata sotto la traversa sul secondo palo. Ricordiamo ancora una volta, forse in questo ultimo momento di pausa, che Rubiera in questo momento ha 3 punti grazie alla vittoria su fondi e al pareggio sempre casalingo contro Raimond Sassari. Il Romagna attualmente ancora 0 punti. Prossima partita del Romagna contro il Fasano il 23 novembre, l'ottava giornata, ma prima giocherà a Conversano per una nona giornata il 12 novembre, e qua la Cavina contro il, qua in casa contro il Campus Italia il 16 novembre. Tutto pronto per l'ultimo spezzone di partita, 6 e 28 alla fine, più 2 Romagna. Un derby che fa onore ai migliori derby della storia dell'Emilia Romagna. Un tiro altissimo, sbagliato da Luca Oleari, la palla troppo alta. Ora la pressione è tutta sui reggiani, mentre il Romagna può gestire questo attacco. 6 minuti esatti alla fine, tenetevi forte per questo finale. Tassinari fino in fondo, segna il gol, ma c'è il fallo fischiato, quindi 9 metri per il Romagna. Annullato il gol al capitano, quindi riattacca ancora lo stesso numero 12, arancio blu. Ora Chiarini, tassi in aria, palla per il pivot, non ci arriva Sam, quindi può ripartire Pagano, scambia con Oleari, palla per Di Benedetto, va fino in fondo, la palla per l'ala e c'è probabilmente un tiro di rigore. Non probabilmente, è tiro di rigore dai 7 metri, 5 minuti e 7 secondi alla fine. Per il fallo sempre su Boni, su Giacomo Boni. Ancora Andrea Santilli. Questa volta contro di lui, Martino Redaelli. Fischio, il palo, l'arbitro però fischia il gol. Palla che a questo punto deve aver sbattuto sul palo interno della porta che sorregge la rete. L'impressione qui dagli spalti era quella che avesse colpito il palo, ma sicuramente l'arbitro era più vicino e ha visto meglio l'azione. 23 Rubiera, 24 Romagna, che attacca con Mazzanti. Chiarini va in salto, il tiro, la parata stupenda ancora di Voluvas, sicuramente il migliore in campo dei reggiani. Ora Di Benedetto commette passi, attacca in Romagna con Mazzanti, Di Domenico dall'ala, la parata ancora
di ginocchio di Maxim Voljovac, che per quanto ha giocato bene mi dovrà perdonare la pronuncia. E intanto dall'altra parte Martino Redaelli non è da meno sul tiro incrociare di Robertino Pagano. 3.50 più 1 Romagna, che deve però ragionare. Allora entra in campo Rinaldo Ceroni con la sua esperienza, con le sue semifinali giocate insieme proprio a Tassinari. Ora Ceroni, Tassinari va fino in fondo, c'è il fallo. 3.20, tempo scorre, più 1 Romagna. Tassinari con il fallo di Oleari, 9 metri, 3 minuti e 5 secondi, c'è già il gioco passivo con il braccio alzato, quindi deve accelerare le operazioni Romagna. Mazzanti va in elevazione, c'è la deviazione, poi ancora Mazzanti e un'altra parata eccezionale di Voljovac. Di Benedetto dall'altra parte per il pareggio a 2.45, il tiro, la parata, c'è un altro fallo, vediamo se altro tiro di rigore, nessuna esclusione temporanea, difesa in area del pivot romagnolo Ceroni. Ancora Santilli contro Redaelli, esce intanto Tassinari, entra Rotaro. 2.32 alla fine, il tiro e il gol di Santilli, che ha segnato le ultime 4 reti, di cui 3 su rigore De Rubiera. 24 pari, 2.15 alla fine, il momento clou della partita di questo derby di straordinaria intensità. Rotaro, la parata ancora di Voljovac, che si eleva, assicuro MVP della partita sicuramente per quanto riguarda il secchio rubero. Oleari intanto viene fermato, Pagano, la palla per Di Benedetto che non riesce a saltare per il tiro. Oleari, ora la palla, l'ala, il tiro, c'è la palla che esce, che viene rispedita nelle mani dei romani, che sul 24 pari c'è la tensione che si taglia con un coltello. 1.25, quanto è bello vedere i derby giocati con questa intensità e con questa correttezza anche in campo. Ora Rotaru, Mazzanti, Chiarini, Mazzanti, Rotaru, la palla scotta, 1.10, Chiarini, Mazzanti, prova ad andare, c'è il braccio a te, viene atterrato da Cavina. Ora c'è la palla, 57 secondi, Mazzanti, tira, il gol di Mazzanti. 25-24, 45 secondi, più uno Romagna che difende, la palla è libero, Bortolotti, 25 pari, 33 secondi, 30 secondi, non è stato fermato il tempo, quindi prosegue, 23 secondi, ultimo possesso del Romagna con Mazzanti, Chiarini, Mazzanti, time out chiesto da coach Domenico Tassinari, 17 secondi alla fine della partita, un finale thrilling come avevamo chiaramente preannunciato durante il primo tempo. Questa è una partita che si decide sull'ultima azione e direi che previsione non poteva essere più azzeccata, tensione davvero elevatissima qui al palazzetto da parte di tutto il pubblico, non immagino i giocatori in campo che però vivono, giocano per avere queste emozioni e giocare questi palloni
che scottano, come hai detto bene prima, in queste partite decisive. Lasciate stare tutto quello che state facendo, c'è da vivere fino all'ultimo secondo, ne mancano 17 e 7 decimi, lasciate stare tutto perché c'è da vivere questo finale con il Romagna che ha la palla in mano, il futuro di questa partita chiaramente, che resta comunque un derby dell'Emilia Romagna, il futuro nelle proprie mani. 15 secondi, Lotaro, Chiarini Lotaro, 10 secondi, Mazzanti, 7 secondi, Chiarini prova ad andare fino in fondo, deve tirare, va Mazzanti in tiro, la deviazione, c'è il tiro deviato in tiro d'angolo di Mazzanti, resta l'urlo in gola a tutti i tifosi del Romagna che ora comunque applaudono i giocatori in campo, sia del Secchio Rubiera che della Pallamano Romagna, che hanno giocato fino all'ultimo secondo con un'intensità clamorosa. Se giocassero sempre così queste due squadre sarebbero sicuramente più punti in classifica. Ora l'obiettivo per entrambe è quello di continuare su questa strada. 25 pari, un commento Ernesto Andalò. Partita emozionante fino all'ultimo secondo, probabilmente un po' di tensione alla fine di Chiarini che ha voluto anche controllare il tempo, pareggio direi più che giusto al termine di questi 60 minuti, squadre che si sono equivalse, primo punto stagionale per il Romagna che comunque dà morale per un buon proseguimento della stagione. Mentre i ragazzi, tutti i ragazzi delle due squadre ricevono gli applausi in mezzo al campo, andiamo con i tabellini, per i Romani una rete per Tondini, una per Amaroli, due per Albertini, sei per Gregorio Mazzanti, tre per Chiarini, cinque per Ceroni, uno per Essam, uno anche per Fabrizio Tassinari, due per Lotaro, tre per Martin Di Domenico. Per quanto riguarda gli ospiti, sono tre le reti di Luca Bortolotti, tre quelle per Robertino Pagano, cinque per Piero Di Benedetto, quattro per Santilli che ha segnato quattro reti tutti negli ultimi minuti. Poi sono 6 per Roberto Bartoli, 3 per Pasco Ila e 1 per Luca Oleari. Gli allenatori, come già detto, Luca Galluzzo e Domenico Tassinari. Qua dalla Palacavina ringrazio innanzitutto il nostro commentatore tecnico di serata, Ernesto Andalò, grazie mille. Grazie a voi, è stata una partita bellissima anche da commentare. Allora, dalla Palacavina col servizio della Carlone Mani Production con Carlo Dall'Aglio, Gabriele Dall'Aglio al video operatore e in regia Alfido, Andy DJ, un saluto alla prossima partita della Pallamano Romagna.